Oggi siamo al Mulino Valdolcia, dove nasce la pasta che io vi faccio vedere tutti i giorni e mangiare. Quella là dietro, la vedete lassù con quella torre? È Pienza. Tutti i campi che voi vedete intorno a voi, guardate che bellezza, viene trasformato tutto questo in pasta. Comunque tutto questo qui, che è una piccolezza da quello che ho visto io, è tutto biologico. Questa filiera è cortissima. Se voi girate, questo è tutto lo stabilimento. Allora, dopo quello che ho detto io, e tanto non sono nemmeno chiacchiera tanto, vi presento il principale del Mulino Valdolcia. Piacere, nonna Silvi. Piacere mio, Amedeo. Lui vi dirà tutto quello che io non vi ho detto. Il mio nonno era mezzadro. Eccoci. Era mezzadro e è nato proprio in questo podere qui sopra. Nel 72 ha comprato il podere e ha deciso di fare l'agricoltore. Il mio babbo e il mio zio fortunatamente hanno continuato la generazione. E io, diciamo, sono grazie, insomma, all'aiuto del mio babbo. Grazie a vecchi, come dico sempre io, vecchi ragazzi. Sono il primo mugnaio e pastaio della famiglia. Tutto genuino. Il fegato ride quando mangia la nostra roba. Quando mangia la degli altri e piange il fegato. Dai, lo pianca a braccetta, almeno cammino meglio. Vai, prego. Grazie mille. Eccoci qua. Rieccoci. Sono venuto a vedere il posto dove vi faccio mangiare sempre la nostra meravigliosa pasta. Allora, in questi macchinari si vaglia il nostro grano. Il chicco di grano si mette qui e praticamente in questi vagli viene diviso dalla buccia, vedi? Tutta sta robaccia va via. Questa robaccia va via. E poi? In questa parte qui praticamente si tolgono i chicchi spezzati, vengono tolti dal grano. Questi sarebbero l'impurità? L'impurità, e questi sono perfetti per le galline. Perfetti per le galline. Per le galline. Si butta via nulla, bambini. No. E poi dopo il grano passa di qua e va nei silos. Il grano pulito è questo qua. Questo è il grano pulito. Ecco il nostro meraviglioso grano dove si prende la nostra pasta. Questo. Poi, questo qui è il frigorifero dove si tiene tutto il nostro grano. Questo è il frigorifero di grano. Vieni a vedere. Guarda che piccoli sacchi c'è. Questa è una farina esageratamente buona. Avanti. Questo qui è il mulino. Le pietre sono qui. Ci sono due pietre. Quindi io prendo il chicco, lo macino tutto e la prima è l'integrale. La farina integrale arriva qui nel burattino e viene separata a seconda dello spessore. Ogni burattino, ogni quadrettino c'ha uno spessore di farina. Ha già imparato come funziona. Sì. E poi da qui la farina o si mette nel frigorifero o se no si porta al pastificio. Oggi si fanno gli spaghetti. Allora, fate la doccia? Vabbè, via. Fa caldo lì? No, non è questione di caldo. E siamo buffi. Ero buffa prima, figuriamoci ora, andiamo. Questi sono gli spaghetti. Qua ci si mette la semola. Qui praticamente la semola va su. Aspirata su. Arriva su. Lì c'è una pasta che miscela, la pasta arriva qui e qui gli dà la forma. Ma questi sono gli spaghetti che vi si manderà. Guardate che bellezza. L'ha preso il macchinario lassù. Eh sì, questo è... Qui c'è Ricciolini. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro. Qui c'è già quelli che si sono fatti stamattina. Da là la pasta arriva qui. Io ci entro per 2 minuti, c'è 30 gradi, lo riempiano tutto appunto per fare essiccare questa pasta. La nostra essiccazione è a bassa temperatura, quindi vuol dire massimo arriviamo a 42-43 gradi e in questo modo tutte le qualità della pasta rimangono inalterate. Tutto bene. Si chiamano passerini questi? Sì. Provi lei signora, provi lei nonna, sitti. Allora. Non ce la fa nemmeno a tenerlo in mano? Vai. Ale. Perfetto, aspetta, bisogna pigiare qui, vai, perfetto. Ale! E ora arriva la cosa più difficile, il cavallotto. La cosa più difficile, questo sarebbe il cavallotto, dimmi. Questo... Ho fatto un troiaio, sono arrivata a chiudere il sacchetto, dopo lunga e penosa malattia. La più bella che ci sia. C'era anche donnina che piangeva. Oh signore che piange, Dio, la fa piangere anche me. Ho letto la sua storia, sì. O che mi ripigli ancora? C'è anche uno spaghetto, ci dovrebbero essere le etichette, le ho lasciate là, mi sembra. E poi si è fatta anche... Sì. Aspetta, c'ho la scatolina da qua. Davvero? Sì. Aspetta, ho fatto una scatolina con tutte e quattro insieme, ve lo fa vedere. Voglio. Vedete? Questa è la pasta di nonna Silvi.
prodotta dal mulino Val d'Orcia, dalla meglio pasta del mondo. Per il marchio Donna Silvia, di Nonna Silvia, abbiamo gli spaghettoni, i paccheri, fusilli, pappardelle. Queste le trovate tutte da noi, dalla Nonna Silvia. Tutti gli altri formati di pasta, vi faremo vedere ora, che sono innumerevoli, li troverete tutti da mulino Val d'Orcia. E poi abbiamo una bella novità. Queste paste le hanno pensate per gli innamorati. Perché? Vedete cosa c'è? C'è un bel cuore. E allora si vende la cassettina. Guardate com'è bella formata. Con quattro scatoline. Metà dose, sono di 220 grammi. Una coppiettina una volta e una volta. Non c'è sprechi, non c'è inganno e io ve lo ridico. Grazie, perfette, perfette. Visitate il sito di Nonna Silvi e del Mulino Val d'Orcia e troverete queste meraviglie. Ciao a tutti! La ciaccia, no, la ciaccia, questa è Gentil Rosso. Questo è il vostro olio, anche l'ospitalità di Amedeo. Di Palmina. Guarda, sì, c'è un uovo arrosto, c'è lì. Natale qui. Qui sta cuocendo la pasta. Un primo, un secondo. Però è sta, brava, la trova fatta. Anche le rostate. Le patate arrosto, io da buco. Dai, che l'hanno fatto. Se c'ha la crisi, no. Che fai di ora? Buonissimo. Ora esci su Vani di Fè, Nino, ci rientra quando ho fatto il libro. Una volta lo fece, ai sei, non c'è mai, io entro in giro. Stavo tanto. Infatti anche mi babbo, serve, il mio babbo... Ok. Bello, fanno che salone mio. Lei? La cicabanna, io perché chi comprare 5, mi ci aveva dove per comprarle. Si chiamano sempre lì una bambina, me le davano, eh. E io le pigliavo volentieri. Mi farei il vero. A 3 anni mangiava le gomme. La voglia ce la messa la dente. Certo, oltretutto c'era lo zucchero. Ma era dolce. Ecco. Insomma, certi mastelli erano, non me ne ricordo, quelli americani. Poi passò uno e gli portò via questo sacco di farina. Perché la mamma le era a lavare alle conche, prima lavavano alle conche. Sì, sì, sì. E vedo la piangere a diritto. E io gli dico, andai, non rubava la farina, non sapevo che da c'era da mangiare, c'era un ghiaccino. No. Era rossa. E quella è un... Quando mi feci il video non ce la faceva finirlo di fare. Guarda, questo è tenerissimo. Ora, l'avvocato ci aspetto. Ma che ce ne dà? Ci sono questo. Perché non la si scomodava troppo. È stato ecco. Ciao, piacere, Camillo. Ciao. Ciao tesoro, ciao. Piacere, ciao. Ciao le orse. Ma lo sai che d'inverno? Oh ma. È davvero, È buono lui però. Signora, grazie mille. Scusate il disturbo, Ma ci mancherebbe, è un piacere. E tocca sempre a lei. È perché. No, no, dicevo per prepararsi. No. Vedere una cosa bella qui. Il banderas della Val d'Orcia. Ganzo e la gallina e tutte le cose. Vai. Avete visto? Sono andata apposta al mulino a vedere dove nasceva, cosa facevano e sono meravigliosi. Questa pasta è genuina, veramente genuina, se no non ci mettevo né tempo nella giornata ad andare a vedere. Sono andata apposta, mi voleva loro, mi hanno fatto vedere tutto e questa è la pasta, se la volete la potete ordinare. Vi ringrazio. Per ordinarla ormai lo sapete, nonnasilvi.com, tra poco me ne ricordo, iscrivetevi al canale e un bacione da Nonna Silvi ai bambini e ai vecchietti.